un'integrazione tra il pubblico ed il privato è la novità che contraddistinguerà la nuova campagna di prevenzione contro il tumore al seno. Una revisione del modello organizzativo degli screening sarebbe questa la causa della battuta d'arresto alla campagna avviata dal cruscotto dirigenziale ormai da alcuni anni. Questa nuova dritta è voluta dal subcommissario sanitario della ASL Salerno Giuseppe Longo. Fino a 3 mesi fa il primo step o livello, quello relativo alle mammografie, veniva effettuato dalle strutture private convenzionate di tutta la provincia, in quanto il personale interno, costretto a fare i conti con l'esiguità degli organici, non riusciva a garantire la copertura delle prestazioni di screening. La nuova organizzazione prevede la razionalizzazione delle prestazioni dei privati, coinvolgendo il più possibile il personale degli ospedali e dei distretti. È per questo che il subcommissario ha avviato una serie di consultazioni con i tecnici radiologi dell'azienda sanitaria salernitana, chiedendo la disponibilità ad un piano orario di lavoro per l'effettuazione degli esami di screening che si ritiene fondamentali nella politica sanitaria di un'azienda. Le strutture accreditate svolgerebbero, laddove disponibili, un'attività integrativa, sopperendo alle vacanze del pubblico. Alcune aree geografiche risulterebbero infatti scoperte e solo lì necessariamente bisognerà far leva sulle strutture private. Il secondo livello o secondo step, quello dell'approfondimento in caso di necessità, invece toccherà, come già accade, completamente alle strutture pubbliche, anche attraverso l'entrata a regime della teleradiologia con 2 livelli di lettura centralizzata, in modo da garantire 2 livelli di approfondimento. Resta però la maglia nera attribuita all'intera regione rispetto all'adesione alle campagne di prevenzione. Accanto a quella per il tumore al seno, operative anche nelle strutture della ASL Salerno, quelle per il tumore alla cervice uterina e quella per il colon retto. La provincia di Salerno, in linea pari con il dato regionale, registra purtroppo un'adesione pari ad appena il 20%. Eppure è arcinota la valenza della prevenzione. Un cancro scoperto in tempo equivale ad una possibile guarigione quasi certa. È per questo che all'ASL di Via Nizza si stanno mettendo a punto strategie per alzare la soglia di adesione alle campagne, incrementando una sensibilizzazione che veda coinvolti innanzitutto i medici di base. Occorrerà però, a nostro avviso, evitare continue sospensioni del servizio, come si è registrato negli ultimi mesi, complice il cambio di gestione della dirigenza ASL. Il rischio è che i cittadini siano sfiduciati e non credano più nella valenza dell'opera di una prevenzione che viene somministrata a singhiozzo.